siamo con Nedo Sonetti, doppio ex di oggi. Ricordiamo che allenò l'Atalanta tra il 1983 e il 1987, mentre guidò la panchina granata due stagioni tra il 94 e il 96. Le chiediamo di sbilanciarsi. Per chi tiferà domenica? Per nessuno. Io non tifo assolutamente per nessuno, ma non solo perché c'è l'Atalanta e il Torino, non tifo per nessuno per ovvi motivi. A parte il fatto, magari quando l'Atalanta gioca con qualche altra squadra posso avere una simpatia per l'Atalanta, però insomma non tifo assolutamente per nessuno. Ecco, per quanto riguarda invece la trasferta di domenica, che partita attende i nerazzurri? Sarà una bella battaglia veramente, perché il Torino insomma è in un momento anche favorevole, a parte l'ultima prestazione così, ma è un momento favorevole, c'ha dei giocatori importanti, soprattutto mi sembra in questo periodo che Cerci, che è l'elemento tecnico di spicco di questa squadra, sia entrata in grandi condizioni e sarà l'elemento da tenere a debita distanza, insomma, proprio, no? Quindi sarà una partita molto molto tirata e molto decisa. Dal punto di vista invece tattico, qual è il modo migliore per affrontare una squadra allenata da Giampiero Ventura? Giampiero Ventura gioca come giocano tanti altri, non è che lui fa chissà qualche altra cosa. L'unica cosa importante è che la squadra, cioè l'Atalanta, secondo me debba andare là a giocare esternando la propria personalità. Non c'è bisogno di andare a cercare le contromisure di Ventura o di chi altro. Giocano normalmente, quindi, perché il problema del 4-2-4, come a volte voi giornalisti dite, è semplicemente il fatto che sui due esterni c'hanno due attaccanti di cui centrali, di cui uno torna anche indietro. I due esterni sono due ali normali, naturali, come ci sono stati tante volte negli anni passati. È certo che quando si attacca diventa 4-2-4,